Una domanda filosofica alla fine dell'intervista per il nostro amico Mauro Biglino. Non c'è religione, non c'è spiritualità, il testo racconta a quanto pare soltanto delle cronache anche piuttosto crudeli nell'Antico Testamento. Senza scomodare il Nuovo Testamento, c'è comunque un'etica, una coscienza, e tu personalmente cosa pensi del comportamento di queste persone? Dunque, quando diciamo non c'è religione, non c'è spiritualità, io ovviamente rispondo sempre dal punto di vista del testo biblico, nel senso che poi le religioni esistono, esistono i codici di comportamento etico che le civiltà umane hanno sempre elaborato e che continueranno a elaborare, che peraltro variano anche a seconda delle situazioni storiche, a seconda delle situazioni geografiche. Anche perché sono necessarie alla convivenza, ovviamente, no? Voglio dire, bisogna darsi un insieme di regole, no? Perché altrimenti, appunto, ognuno fa quello che vuole e la convivenza finisce. Diciamo che l'idea di far risalire questi codici ad una entità trascendente è uno degli strumenti attraverso i quali si cerca di fare in modo che quell'insieme di codici diventano indiscutibili, cioè, siccome l'ha detto lui, nessuno li può discutere. In realtà tutti i codici che noi troviamo scritti sono codici che paiono derivare da quegli individui. Yahweh era uno di loro. Se noi vediamo i suoi colleghi, è nella Bibbia definito Ish Milchama, che vuol dire uomo di guerra. Lui era un combattente. Di certo non si interessava di arti, non si interessava di letteratura, non si interessava di musica, perché nulla ha lasciato quel popolo da quel punto di vista. Se noi vediamo i suoi colleghi invece, che per dire quelli che governavano in Mesopotamia, piuttosto che in Egitto, piuttosto i suoi colleghi che governavano nelle civiltà dell'Indo-Sarasvati, piuttosto che altri in Centro-Sud America, anche perché i popoli di tutti i continenti della Terra parlano di quelli lì, tutti i continenti della Terra, in alcuni casi tra l'altro con delle corrispondenze incredibili, ci sono delle corrispondenze impensabili, ci sono dei racconti masai che corrispondono esattamente ai racconti della Bibbia ebraica, quindi cose veramente, veramente incredibili. Beh, c'erano, siccome erano degli individui, avevano anche, immagino, anzi sicuramente, delle differenze caratteriali, individuali, e quindi c'era chi si interessava di, ovviamente, altre cose. Noi purtroppo non abbiamo gli scritti, come dire, dei loro pensatori, dei loro filosofi o dei loro artisti, purtroppo non le abbiamo, però giudicando lo sviluppo delle varie civiltà riusciamo a capire che in varie parti del pianeta, quando hanno fatto questa divisione citata nel capitolo 32 del Deuteronomio della Bibbia, beh, governavano altri che avevano anche altri interessi, cioè la musica, le arti, la conoscenza, la scienza, l'elaborazione filosofica. E poi chiaramente con lo sviluppo e il proseguo delle civiltà, naturalmente nasce la necessità di darsi dei codici di comportamento che sono continuamente in elaborazione, che sono continuamente in evoluzione. E dopodiché, se tutto questo si può rimandare, e per gli uomini di fede la cosa è possibilissima, tutto questo che è avvenuto, che anche è descritto nella Bibbia, anche se la Bibbia ci racconta una storia diversa da quella che insomma finora ci è stata raccontata, beh, per un uomo di fede tutto ciò che è scritto nella Bibbia può far parte del disegno provvidenziale di Dio, di cui io non mi occupo, cioè io non dico Dio non esiste, perché io non lo so, di Dio non so nulla, quindi non parlo. Dico che la Bibbia ci racconta un'altra storia, ma per un uomo di fede quella storia potrebbe benissimo essere inserita nel disegno provvidenziale di Dio, che per l'uomo di fede continua a esistere. Io non ho nulla da dire, perché non ho né prove in un senso né prove nell'altro, quindi non ho nulla da dire. Chiudo dicendo che secondo me questo è ciò che avverrà prossimamente, dico prossimamente vuol dire nel futuro, perché non sono in grado di fare previsioni di tempo, in un nuovo corso di presentazione della teologia che la Chiesa sarà costretta, prima o poi, a presentare ai suoi fedeli. Allora, siamo giunti alla fine di questa intervista e io voglio proprio stringere la mano all'amico Mauro Biglino, perché è un amico, oltre che un grande esperto, forse penso che noi sappiamo il più titolato esperto contemporaneo di questo, no, in Italia, se non altro. Vabbè, fa il modesto. No. Lo vogliamo ringraziare. Bisogna essere realisti, non modesti. Vabbè, lo vogliamo comunque ringraziare, perché questa puntata di Thesis Mystery Channel sarà sicuramente seguitissima. Ringraziamo Andrea, titolare della libreria Esotericamente di Via Garibaldi a Torino, che ci ha concesso questa magnifica ambientazione.
e in attesa che gli sviluppi della teologia portino a delle nuove rivelazioni, sperando non soltanto per noi poveri italiani, ma per tutto il mondo, in questo caso ci diamo appuntamento per una prossima puntata sul nuovo libro che sta già lavorando Mauro Biglino. Quando sarà, noi siamo qui. Volentieri, grazie a voi, grazie a tutti.